cinema è stato utilizzato dai grandi dittatori per manipolare il popolo per decenni. E se fosse possibile, invece, utilizzare il cinema come manipolazione della mente a scopo terapeutico? Ciao, benvenuto o benvenuta al penultimo episodio di questa prima stagione di Script Anatomy Scrivere con il corpo. L'ultimo organo che ci accompagna in questo viaggio olistico all'interno della creatività è anche l'organo che ci dà più da fare come creativi. Il cervello. Cervello. Oggi vorrei parlare di manipolazione, perché il cinema, alla fine, è proprio questo. La manipolazione di eventi, spazio e tempo per portare il pubblico a riflettere su un determinato tema, positivo o negativo che sia. Nel cinema, la manipolazione è data non solo dalla storia in sé, ovviamente, ma come abbiamo discusso nella puntata sugli occhi, anche da luce, colore, ma anche suono, movimenti e posizioni di macchina e montaggio. Ricordiamoci, certo, che la manipolazione psicologica è definita come un tipo di influenza sociale finalizzata a cambiare la percezione o il comportamento degli altri usando schemi e metodi ingannevoli. Se facciamo un salto indietro nel tempo, possiamo notare come questa nuova tecnologia sia stata utilizzata per manipolare la percezione che i popoli avevano dei rispettivi dittatori. Pensiamo al grande cinema di propaganda di Hitler, dove era importantissimo l'elogio al patriottismo e l'esaltazione della figura del Führer. O ancora, come molti film prodotti sotto il regime di Stalin, riportino storie di grandi lavoratori invogliando il pubblico ad esserlo a loro volta, perché solo così la loro vita sarebbe stata perfetta. Ma spostandoci dal film di propaganda, che è quasi un genere a sé stante, possiamo riflettere anche sul grande impatto delle sigarette, ad esempio. Un impatto che hanno avuto all'interno del cinema e successivamente anche fuori. Pensiamo ai film noir, dove questi eroi mezzi in ombra e mezzi in luce fumano una sigaretta o un sigaro il cui fumo danza contro luce. Non è epico? Beh, se pensiamo che il risultato è stato un aumento di giovani fumatori dovuto al voler assomigliare a quei grandi personaggi dei film, direi che non c'è nulla di epico in tutto questo. Infatti, con il tempo, la sigaretta è stata poi spostata come oggetto caratteristico dell'antagonista e non dell'eroe. Ma se vogliamo andare a poco più di un anno fa, prendiamo ad esempio la serie TV The Queen's Gambit, la regina di scacchi. Ebbene, negli Stati Uniti, già dopo le prime 3 settimane dal debutto su Netflix, la vendita di set di scacchi ha avuto un incremento dell'87%, mentre 603% è l'incremento della vendita di libri sul tema. Se siete su YouTube, vi lascio i link con i dati in descrizione. Ti è mai capitato di aver guardato un film o una serie TV o addirittura una fotografia o un dipinto e aver pensato, ecco, voglio imparare, vivere, realizzare quella cosa lì? Se sì, beh, spero non fosse un horror o un thriller. In ogni caso, le immagini hanno veramente il potere di manipolare la percezione della nostra visione di noi stessi e della realtà, tanto quanto le parole. Quando termini la visione di un film, potresti anche avere un umore migliore rispetto a quello con cui hai iniziato, come al contrario potresti sentirti amareggiato o sconfitto. Mi chiedo quindi se con una serie TV potessimo curare una forma di depressione o di ansia, ad esempio, o sanare un rapporto tra genitori e figli, o ancora addirittura avere più chiarezza su patologie più gravi, come ad esempio la schizofrenia. Ma non solo, il cinema può avere una funzione di rieducazione per soggetti violenti, o rieducazione verso le dipendenze, e ancora, aiutarci a sanare abitudini negative, o aprirci verso ciò che non conosciamo per superare pregiudizi e incomprensioni.
prima di tutto, come spettatori, proviamo ad analizzare non tanto se una scena è stata bella o meno, quanto se il personaggio che stiamo seguendo ha fatto scelte giuste secondo noi. Abituiamoci a discutere e comprendere le motivazioni dei personaggi nelle situazioni in cui si trovano. Perché in questo punto di questa scena ha compiuto questa azione o detto quella parola o guardato in camera o meno? Questo allenamento non solo ci aiuta ad empatizzare di più e capire se la scrittura, regia e recitazione sono buone, ma anche ci insegna a riproporre un metodo mentre scriviamo. Le storie hanno un potere così grande che credo sia uno spreco utilizzarlo per qualcosa di futile. E con questo non dico che non debbano esistere film e storie di intrattenimento ed azione, ma credo fermamente che anche quelle, con un po' più di impegno e tridimensionalità, potrebbero o dovrebbero insegnarci qualcosa. Ti invito quindi, la prossima volta che vorrai scrivere una storia o una canzone, girare un video breve o lungo che sia, disegnare, dipingere, pensa a chi potresti portare sollievo, insegnare qualcosa, mettere in luce un argomento non ancora trattato o non trattato nel modo in cui lo desidereresti tu. Le immagini non solo hanno lo scopo di rappresentare la realtà, ma anche di continuare a crearla. Scegli consapevolmente ciò che vuoi portare nel mondo. Ti auguro buon viaggio e di creare con gentilezza.